Saluto l'onorevole Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle, la senatrice buongiorno, Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Ho sentito questa notizia sul presidente della Calabria, comunque Iole Santelli, che non c'è più, non so se voleva aggiungere un commento avendola conosciuta. Non so se anche Manlio Di Stefano vuole aggiungere qualcosa. Inevitabilmente una notizia così condiziona, no, quello di cui dobbiamo parlare. Io ho appreso la notizia da voi ed è veramente un momento straziante, perché ho conosciuto Iole Santelli quando era deputata insieme a me all'opposizione dal 2013 al 2018 e veramente non so cosa dire, una persona per bene, una persona che ha veramente messo tutta se stessa in questa esperienza nonostante tutto quello che avete detto, e quindi veramente mi dispiace tanto, e un abbraccio affettuoso a tutta la familiari, famiglia, a tutti quelli che mi vogliono bene. Questo ci uniamo tutti, tocca a me inevitabilmente cambiare argomento e tornare a quello insomma di cui volevamo parlare, per cui vi abbiamo invitati questa mattina ad Agorà, cioè in tanti temi economici. Ieri c'è stato un voto importante al Senato, non così prevedibile perché c'erano numeri ballerini sulla NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la cornice della manovra economica. Si è confermata Di Stefano, dicevo, numeri ballerini, una solidità della maggioranza. Sì, al Senato storicamente i numeri non sono mai assoluti, quindi... Però aggravato in questo caso da missioni, mancanze per anche legate abbiamo al contagio. In questo momento il Parlamento in questo momento è lo specchio del Paese, abbiamo anche noi tanta gente in isolamento volontario, abbiamo persone che mancano perché sono in attività di governo, chiaramente, però i numeri, la maggioranza c'è stata, era una maggioranza assoluta, quindi i numeri parlano di una maggioranza comunque solida. E la cosa più importante non è questa, onestamente, è che questa nota d'aggiornamento certifica che senza i 100 miliardi che abbiamo immesso nelle casse, diciamo, italiane in questi quattro decreti durante il Covid, avremmo avuto 2,5 punti di PIL in meno nel prossimo anno, quindi è una manovra, quindi per il rimbalzo del prossimo anno. Ora sarà sostenuta dalla manovra di bilancio, dove tra i 25 miliardi del recovery fund nella quota del 21 più altri 12 miliardi che metteremo in deficit andremo a stanziare 40 miliardi con l'obiettivo di creare lavoro e abbassare le tasse attraverso la digitalizzazione, attraverso tutto il mondo della nuova green economy e le linee guida che l'Unione Europea è perfettamente in linea con noi nel sviluppare come prossimo settennato anche. Facciamo rispondere il sottosegretario Di Stefano, perché insomma l'accusa... Ma io non so che numeri ha visto la senatrice Bernini, io so soltanto che il Boeri, Tito Boeri. Aiuta... Tito Boeri, te li mando su WhatsApp se vuoi, noi guardiamo, circoli. Noi guardiamo quelli dell'Istat che ci parlano di numeri molto diversi, ci parlano di 3 milioni di persone che grazie alla cittadinanza hanno superato un momento come quello della crisi Covid drammatico. L'Unione Europea ci dice che senza la cittadinanza avremmo avuto oltre 10 milioni di poveri in povertà assoluta in Italia, numeri strazianti tra cui tanti bambini e famiglie. E quando si parla di NADEF, di nota d'aggiornamento del DEF che aumenta le tasse, mi viene da dire dove l'avete letto, visto che dal 1° luglio 16 milioni di italiani hanno 100 euro in più. Però bene, l'ho lasciata parlare a lungo, per favore. 16 milioni di italiani dal 1° luglio hanno 100 euro in più in busta paga, e visto che dal 1° ottobre, così lavoriamo sia sui cittadini che sulle imprese, dal 1° ottobre col piano Sud chi investe al sud ha il 30% di defiscalizzazione nell'impresa, 30%, ovvero un aiuto enorme alle imprese che investono, non quelle che vogliono assistenza, supposto che è un principio valido, perché nel frattempo, ad esempio alla Farnesina,
alimentando il fondo di Simes, quello per la finanza agevolata, abbiamo erogato 1 miliardo di euro, erogati già, non libro dei sogni, 1 miliardo di euro alle imprese che esportano e che avevano bisogno di sostegno. Tant'è che anche di questo ci ringrazia Confindustria regolarmente. Poi è chiaro che Bonomi abbia una visione industriale e parli di sussidistan, perché ha una visione che ovviamente non è quella dello Stato, è quella delle imprese, ma lo Stato si deve occupare tanto delle imprese quanto dei cittadini in difficoltà. Io credo che lo stiamo facendo egregiamente. Il via al blocco dei licenziamenti, questo insomma va nella linea della libertà di licenziare chiesta insieme alle critiche a sussidistan dal presidente Bonomi, quindi non ci aspetta su già dei numeri forti di perdita di posti di lavoro un autunno caldo, pesante, con altri posti di lavoro che verranno persi, Di Stefano e poi Bernini. Ma sicuramente il blocco dei licenziamenti era una misura provvisoria in piena fase di lockdown, è altrettanto vero che non puoi perennemente obbligare le aziende a non licenziare, bisogna fare in modo che non abbiano bisogno di licenziare. Per quello sto parlando della defiscalizzazione, sto parlando di riduzione delle tasse, sto parlando di stabilizzare il piano. Quindi tutta una serie di incentivi per garantire quei posti di lavoro perché non licenzino. Chiarissimo. Non potevate, ad esempio concreto, scatteranno da domani i 9 milioni di cartelle esattoriali, prorogare il blocco, perché poi voglio andare nella realtà di Milano e della movida dei Navigli, ma nella realtà anche di cosa pensano gli italiani come previsioni economiche per i prossimi mesi. Di Stefano. Molto, molto chiaramente. L'Unione Europea con il Recovery Fund ci dà dei paletti precisi di investimento che abbiamo dovuto necessariamente tradurre nei progetti che abbiamo presentato con i ministeri. La Farnesina ne ha presentati diversi sul sostegno alle imprese che internazionalizzano, ad esempio. Abbassare le tasse si può ed è un nostro obiettivo attraverso ovviamente la riduzione del carico su altre voci e quindi poi la possibilità di abbassare le tasse. Ma è ovvio che la priorità deve essere far ripartire gli investimenti e quindi le imprese producendo, non semplicemente interrompendo la tassazione. Sì. La Bernini sa benissimo che interrompere la tassazione per tutto il 21 sarebbe una manovra molto più ampia dei 40 miliardi della legge di bilancio. Se parliamo soltanto delle cartelle esattoriali che ripartono dal 16, è un ragionamento che si può fare. Credo che il Gualtieri al MEF lo stia facendo, non è materia mia, devo essere molto sincero, cioè non me ne occupo io come ministero, però credo che oggi bisogna essere molto chiari nel dire agli italiani che siamo davanti a un bivio: continuare a tamponare, ridurre le tasse, aiutare chi ha bisogno o ripartire in modo chiaro e serrato. Noi vogliamo intanto ripartire in modo forte, perché altrimenti rischiamo che dovesse, con tutti gli scongiuri, esserci un nuovo momento di lockdown, noi rischiamo di non avere più risorse, tantomeno ordinativi nelle industrie, e quindi dover bloccare davvero tutto. E non ce lo possiamo permettere, questo credo che lo condividiamo tutti. Quindi occorre avere un po' di qua e un po' di là, bisogna fare in modo che tutto funzioni. Io ringrazio i nostri ospiti, vi saluto, ci vediamo domani mattina alle 8, Agora, conto su di voi.